Ben ritrovati con l'informazione su Arezzo TV. Apriamo parlando su questo fatto che ha sconvolto tanto l'opinione pubblica, la lite tra due ragazze e due minorenni, che poi è sfociata nel ferimento di una delle due con un'arma da taglio. Vediamo. Allora niente, praticamente eravamo qui in attesa della chiamata, insomma, della chiamata del 118 e abbiamo visto questo gruppo di ragazzi che discutevano animatamente. Dopo un certo punto questi animi si sono un po' riscaldati e queste due persone si sono iniziate ad azzuffare cioè, fisicamente. Prima i calci e i pugni, poi una coltellata al volto. Una ragazza minore ha aggredito una sua coetanea in pieno centro ad Arezzo. L'aggressione si è consumata di domenica alle 17:30 in via dell'Anfiteatro, a pochi passi dalla sede della Croce Bianca di Arezzo. Sono stati infatti gli operatori dell'associazione a cercare in un primo momento di dividere le due ragazze. Poi, accortosi che una delle due era stata ferita con un'arma da taglio, l'hanno soccorsa e hanno allertato le forze dell'ordine. All'inizio c'eravamo un po' riusciti a placare gli animi, dopodiché si sono riazzuffati un'altra volta e una di questi ha tirato fuori quest'arma da taglio colpendo al volto l'altra persona, insomma. Diciamo che il vostro intervento forse ha evitato il peggio. Sì, diciamo di sì, poteva andare molto peggio. Perché alla fine questa persona poteva far male anche ad altre persone o per se stessa addirittura. Sul caso indagano i carabinieri. Alla base dell'aggressione ci sarebbe una lite per via di un ragazzo. La giovane che ha colpito al volto la sua coetanea è stata denunciata. La ferita invece è stata portata al pronto soccorso di Arezzo in codice giallo. Il taglio era profondo, abbastanza profondo, quindi c'era bisogno di qualche punto e grande, soprattutto. Ed è stato un fine settimana decisamente movimentato perché poche ore prima, ovvero il sabato sera, anzi il sabato notte, c'è stato un fatto davvero singolare. Questa volta siamo a Cigiano, comune di Civitella, in Val di Chiana. Due gomme squarciate nel cuore della notte alla gazzella dei carabinieri. Per questo a Cigiano sono state identificate 30 persone ed è scattata la caccia al responsabile. Ad organizzare una cena al contrario, poi proseguita con un DJ set in un circolo in piazza della Filarmonica, il quartiere di Porta San Giovanni, uno dei quattro che partecipa a Monte San Savino alla rievocazione storica nella notte del conte Baldovino. Purtroppo è successo un po' di confusione, ma non credo per colpa della popolazione di Cigiano, ma per chi aveva affittato la sala in quel momento. Attorno alle 2 le prime chiamate da parte dei residenti per la musica alta e schiamazzi nel cuore della notte. Sì, sentiva da letto confusione, fino al tocco l'ho sentito. Quindi l'arrivo dei carabinieri che hanno invitato gli organizzatori ad abbassare il volume, ma nemmeno mezz'ora dopo un'altra segnalazione, ancora schiamazzi dalla piazza. A questo punto i militari hanno messo fine alla festa, ma uscendo dal circolo l'amara sorpresa. State trinciate le gomme. E questo è un episodio spiacevole, molto sicuramente. spiacevole. Sono stati così identificati tutti i presenti, circa una trentina di persone rimaste alla festa. In corso adesso le indagini per risalire all'autore. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Nel frattempo il quartiere, con un post sui social, ha preso le distanze e condannato il gesto, dando piena disponibilità ad aiutare gli inquirenti nell'identificazione dei responsabili. Suo figlio ha avuto un incidente e finirà in carcere e così è andata a segno l'ennesima truffa, 50.000 euro ai danni di due anziani. Sono state però poi 3 le persone rintracciate dai carabinieri e denunciate, incastrate dalle telecamere di videosorveglianza. Si tratta di 3 uomini che lo scorso marzo avevano appunto messo a segno la cosiddetta truffa del finto carabiniere. Solo dopo aver consegnato soldi e gioielli, raccontano i carabinieri, le vittime si erano appunto rese conto di quello che era accaduto per poi sporgere denuncia. Un'accurata attività di indagine ha permesso di risalire appunto ai responsabili. E proprio di prevenzione truffe ed educazione al digitale sarà il programma degli incontri formativi nei centri di aggregazione sociale di Arezzo, un programma che toccherà i CAS di Tortaia, Indicatore e Villa Severi, realizzati dal Comune di Arezzo, dalla Fondazione Arezzo Comunità, in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri e la Polizia Locale.
Quanto era importante, ecco, coinvolgere anche i CAS in questo progetto? Ma i CAS hanno una storia di coinvolgimento antica rispetto a queste tematiche, che si è interrotta in epoca pandemica, che è ripresa in parte nella loro autonomia e in parte attraverso la collaborazione delle amministrazioni. Questi appuntamenti dedicati alla sicurezza e ai servizi a chilometro zero, cioè al digitale, sono una ripresa di quella collaborazione diffusa, quindi non puntuale ma organizzata, che mettiamo a disposizione della città perché i centri di aggregazione diventino sempre più quello che io immagino che dovranno essere, cioè degli spazi civici municipali dove attraverso la collaborazione con le istituzioni informazioni e dettagli vengono diffuse ai cittadini per maggior consapevolezza. Comandante, come si svolgeranno questi incontri? Allora, gli incontri indicativamente dureranno un'ora e mezza, due ore. Ci sarà la presentazione delle modalità con le quali i criminali colpiscono le vittime, come le contattano, come entrano in contatto, ma come le scelgono. Spiegheremo poi quali contromisure adottare per cercare di non rimanere coinvolti nelle truffe e come riconoscere soprattutto quali possono essere i segnali perché si possa capire che c'è una truffa dietro quando vengono contattati telefonicamente. Quanto sono aumentati i casi? No, non sono in aumento, diciamo, esponenziale, è un fatto sensibile sul territorio perché incide molto sull'allarme, sulla sicurezza percepita. Non c'è un aumento esponenziale, è un territorio che comunque, essendo a ridosso dell'autostrada, si presta insomma, a essere bersagliato perché arrivano facilmente e vanno via facilmente. Voi formerete anche il vicino di casa, il nipote, il figlio, perché comunque avere le antenne dritte su questo fenomeno è importante. Sì, sono incontri rivolti a tutti perché gli anziani spesso sono soli, però accanto hanno i vicini di casa, hanno i nipoti, hanno i figli che magari possono aiutarli o ai quali si possono rivolgere se c'è bisogno. La sicurezza dei nostri anziani oggi passa anche dalla loro digitalizzazione, perché ovviamente saper gestire ad esempio un messaggio che arriva in uno smartphone ti salva anche da una truffa. Assolutamente sì, infatti questo è proprio l'obiettivo dei sei incontri che avremo nei due CAS di Tortaia prima e Indicatore poi, dove appunto cercheremo di dare, di convogliare il messaggio di attenzione verso tutte quelle che sono le possibili truffe online, quindi per evitare di inciampare insomma in una truffa. Inoltre avremo nei nostri appuntamenti anche la possibilità di insegnare ad utilizzare il PC e lo smartphone che sono ormai diventati il nostro compagno quotidiano e poi anche di poter accedere a tutti quei servizi online indispensabili nelle nostre giornate. E mi fa piacere ricordare che ancora una volta il comune si muoverà dalle proprie stanze e quindi avremo la possibilità di portare lo SPID a chi vorrà attivarlo, insomma, nei vari CAS che andremo a visitare. E a proposito di CAS, c'è stato questo pomeriggio l'incontro tra Comune, Provincia e Comitato che ha promosso la raccolta firme sul futuro del parco di Villa Severi. Sui temi di manutenzione e riqualificazione, l'assessore Casi ha detto che verranno completati alcuni lavori entro l'estate. Per l'area sportiva si è deciso di partire, diciamo, dalle attuali condizioni per poi valutare step successivi verso la realizzazione di un progetto. Il prossimo incontro è stato fissato per il 3 di maggio. Siamo alla politica, il sindaco di Lucignano Roberta Casini ci riprova per la terza volta. Roberta Casini si candida per il terzo mandato da sindaca di Lucignano. L'annuncio è arrivato nel corso di un evento organizzato al Teatro Rosini dal titolo Parliamo di Lucignano, nel corso del quale ha ripercorso l'azione amministrativa degli ultimi anni. Io penso che veramente la forza di questo comune, la forza di Lucignano sia nelle proprie radici. In quelle radici da cui viene la buona amministrazione, nella forza delle scelte fatte anche in anni passati. Nel mandato precedente, nell'essere stati capaci di trovare e reperire tante risorse e adesso dobbiamo proiettarci veramente nel futuro in scelte che ci vedano protagonisti anche verso il mondo esterno, cercare di rafforzare il nostro territorio, rafforzarlo da un punto di vista sanitario, da un punto di vista sociale, di scelte importanti anche della promozione turistica che riguardano tutto l'intero nostro territorio, l'intera Valdichiana e la capacità di fare rete. Lucignano
Lucignano dovrà essere partecipe in questo e credo che i prossimi anni sono anni di sfide importanti, quindi da una parte la rigenerazione urbana ma dall'altro politiche serie e mirate contro lo spopolamento dei borghi, ma soprattutto nel reperire risorse per poter far tornare attività commerciali nei centri storici. Alla cerimonia presenti i consiglieri regionali Ceccarelli e De Robertis ed il governatore della regione Toscana Eugenio Giani. Io ritengo che Roberta rappresenti in qualche modo l'anima più autentica di questa valdichiana aretina, che esprime bellezza ma anche grande capacità di richiamo da un punto di vista industriale, manifatturiero, e dall'altro grandissima attenzione ai valori di solidarietà che caratterizzano la vita di queste comunità. E sempre parlando di amministrative, è ufficiale la composizione della prima delle tre liste che sosterranno il candidato a sindaco del centro-sinistra nel comune di Cortona, Andrea Vignini, che dopo aver appunto già ricoperto questo incarico aspira a tornare ad essere il primo cittadino della città etrusca. Il nome della formazione è Cortona Civica. Presentiamo la prima delle tre liste, ha detto Vignini, che sostengono la mia candidatura. A breve seguiranno quella di Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Colgo l'occasione per ringraziare tutti, tra le donne in lista anche la scrittrice Anna Cherubini, che è la sorella di Jovanotti. Siamo adesso invece alla pagina degli eventi. Ha avuto davvero un grande successo la fiera del fumetto e non solo, ospitata nell'ultimo fine settimana al Centro Affari e Convegni. Un fine settimana per appassionati e collezionisti con tanti appuntamenti ad Arezzo Fiere. Nei padiglioni di via Spallanzani è tornata la fiera del disco e del fumetto con 100 espositori da tutta Italia. Il fumetto ad Arezzo vanta una storia antica, aretini i più famosi disegnatori di case editrici blasonate come la Bonelli di Tex e Zagor. Tra gli ospiti anche Fabio Civitelli, che ha esposto le tavole dei suoi ultimi lavori ed incontrato il pubblico. In Toscana c'è un'altissima densità di disegnatori di fumetti, non so se per ragioni di tradizioni storiche o per cosa, però devo dire ne sono particolarmente fiero. Basti pensare che una piccola città alla fine come Arezzo ha ben 3 disegnatori di Tex, cioè che è una percentuale altissima, a momenti neanche a Milano ne hanno altrettanti, per cui tutti gli anni, anzi adesso 2 volte all'anno, facciamo un incontro durante Arezzo Comics e presentiamo un po' quello che stiamo facendo, perché il nostro è un lavoro che va, diciamo, lungo. In concomitanza con il Salone del Disco e del Fumetto, all'Arezzo Fiere Congressi è tornato anche Passioni in Fiera, evento dedicato principalmente alla natura, agricoltura, outdoor e mondo degli animali. Quest'anno, infine, con l'aggiunta degli stand di Nirvana. Abbiamo avuto un buon riscontro di pubblico, avevamo 150 espositori, quindi insomma una fiera abbastanza completa con vari settori e che risultano di interesse un po' a tutti i visitatori, dalle famiglie con i bambini fino a chi è interessato al benessere, al giardinaggio, all'artigianato, alle curiosità. Riscoprire la fotografia come strumento per guardare oltre quello che si vede, così da scattare immagini pensate, capaci di offrire una interpretazione soggettiva e originale della realtà. C'è tempo fino a sabato 27 aprile per prendere parte all'Assenza non è la mancanza, il concorso fotografico nazionale promosso dall'Associazione Fotograficamente di Siena in collaborazione proprio con il Comune di Siena. La partecipazione è assolutamente gratuita per i giovani che vanno dai 14 ai 35 anni. Ogni partecipante può inviare fino ad un massimo di 3 fotografie. Siamo alla pagina sportiva, sentiamo allora i commenti del dopo Arezzo-Pineto, una partita come sappiamo vinta dagli Amaranto con ben 3 gol, l'Arezzo fa anche un bel balzo in avanti in classifica. Una tappa importante perché ripeto, se perdevamo loro ci passavano avanti e avevano anche un punto in più con la storia degli scontri diretti, invece in questa maniera proprio si è capovolto il discorso, abbiamo anche un punto più noi perché vincendo in 2 gol anche in arrivo a pari punti con loro siamo migliori noi e siamo andati nel gruppo di là, era una partita fondamentale per questo, per avere l'ultime 6. La speranza di essere di là e di possibilmente trovare anche una posizione migliore se non la decima. Però è chiaro, la vittoria d'oggi sicuramente ci ha proiettato
di gruppo, di squadre, e possano ambire a fare playoff. Sono contento per i ragazzi perché ci si lavora talmente tanto che se succede come oggi, ecco, che due palle ferme ti danno due gol e ti determinano una gara, perché indubbiamente te l'hanno determinata anche oggi, è una grossa soddisfazione sia per me che per loro che l'applicano. La vittoria di oggi era determinante per quel motivo lì, per poter andare nel gruppo di squadre che ambiscono a fare playoff. Certo che tentiamo di andarci ora, indubbiamente il discorso salvezza era già archiviato anche da domenica scorsa e forse anche da qualche domenica prima, dai. Però ecco, c'era il rischio di rimanere nel limbo, cioè salvezza acquisita, però nessuna possibilità di entrare nei playoff. Ora sicuramente qualche possibilità l'abbiamo. Penso che abbiamo risposto nella maniera giusta, facendo una buonissima partita, portando a casa una vittoria contro una squadra ostica storicamente contro di noi, quindi insomma siamo contentissimi, perché comunque vediamo intanto il primo obiettivo che si avvicina e ci dà anche questa spinta per le ultime sei partite, per tentare magari di cercare di fare qualcosina di più. Per il momento siamo lì e vogliamo giocarci l'opportunità di entrare a farli intanto i playoff. Poi una volta sono uscito al primo turno, una volta sono arrivato in semifinale per la B, quindi con squadre forti, secondo me, molto forti. Questa mancano ancora sei partite, vediamo quello che faremo e poi magari ti saprò dire una risposta più concreta. Questi tre punti ci volevano, i ragazzi sono stati bravi. Ora possiamo fare quel salto in più, penso che sia evidente il nostro miglioramento, quindi torniamo a casa contenti. Sicuramente la consapevolezza di quello che possiamo fare, abbiamo diminuito gli errori, i giovani sono cresciuti molto, quindi questa serie di cose secondo me ci ha portato a essere una squadra più forte, sicuramente nelle ultime partite le stiamo sfruttando bene e lavoriamo molto molto su questo, e quindi penso che sia giusto anche ricavare i frutti, insomma, e poi abbiamo sfruttato le occasioni che abbiamo avuto, non abbiamo sprecato niente, siamo stati attenti dietro, a parte un paio di sbavature, però ci può stare. È andata bene anche per i colori amaranto dell'Arezzo calcio femminile, che hanno espugnato il San Marino. Sono soddisfatta della prestazione, l'importante comunque era vincere, era fare tre punti, perché questi tre punti valevano per noi sei punti, perché era una partita, diciamo, salvezza. Quindi sono contentissima di quello che hanno fatto le ragazze. Questa settimana ho lavorato soprattutto nella fase difensiva, poi abbiamo provato qualcosa sulla fase d'attacco, ma prima c'era da inquadrare soprattutto la fase difensiva, e quindi insomma è andata bene che non abbiamo preso gol, e quindi sono contentissima di questo. È andata ulteriormente bene perché abbiamo fatto due gol e quindi ci ha portato alla vittoria. Per me, come ho sempre detto, il gruppo è fatto di 24 ragazze e tutte si meritano di giocare, basta che danno sempre il 100%. Oggi tra primo e secondo tempo ho fatto il cambio tra Martino e Paganini, dopo purtroppo 10 minuti l'ho dovuta sostituire perché stava male, e è stata una cosa all'improvvisa e quindi lei è stata sostituita. Dopo è entrata Susanna al suo posto e ha fatto una grande partita, come comunque ho fatto sempre in primavera, quindi sono contentissima per lei per questo esordio. Ora da migliorare c'è praticamente tutto, perché abbiamo fatto solo una settimana completa e quindi abbiamo dato solo degli input, quindi ancora c'è da lavorare sulla fase ulteriormente difensiva, ma soprattutto sulla fase offensiva, perché ancora andiamo a attaccare troppo poco alla porta. Per quanto invece riguarda il negativo, tra virgolette, qualcuno dalla panchina deve cercare di dare un qualcosa in più, tutti devono dare il 100%. Sì, sono veramente contenta, spero di poterne fare di più e poter dare il meglio per la squadra. Mi ha dato tanta fiducia e a me questo mi piace, ho giocato più spensierata. Sì, no, ho giocato molto più tranquilla, e nel momento in cui io gioco più tranquilla mi escono delle cose che forse quando sei nervoso non ti escono. È sempre bello appunto non subire gol, però faccio complimenti non solo al mio reparto ma a tutte le ragazze che hanno partecipato alla fase difensiva. Prendere zero gol è un segno che dà fiducia a chi attacca ma anche a chi difende, quindi complimenti sia al mio reparto che a tutte le ragazze.
Ma io cerco di dare sempre il massimo per questa squadra e per questa società. Poi inizio a essere anche una veterana nonostante ho 26 anni, quindi cerco di essere un esempio per le ragazze che ad esempio salgono dalla primavera, ma anche che sono più giovani di me, nonostante insomma una giovane età. Però mi sento una responsabilità anche di essere un esempio, quindi io do sempre il 100%. Nonostante l'impegno invece degli Amaranto per quello che riguarda i colori del basket, al Palaestra ha prevalso il Gallarate. Sconfitta al photo finish per l'AMBC Servizi Arezzo, che viene superata al Palasport Estra dalla S Solar Gallarate con il punteggio di 73-71. Parte subito forte il quintetto di coach Evangelisti, che cerca di giocare ad un ritmo alto per provare a mettere in difficoltà un avversario quotato e di esperienza. Giankovic e Terrosi danno energia alla SBA, che chiude il primo quarto in vantaggio per 24-16. Con il passare dei minuti però Gallarate recupera punto su punto, 44-40 all'intervallo. Il momento migliore degli ospiti arriva al rientro in campo dagli spogliatoi. L'AMBC Servizi subisce la coppia Molteni e Antonelli. I ragazzi di coach Evangelisti scivolano a meno 9 prima di riuscire ad agire con determinazione ed accorciare alla terza sirena 57-61. La partita rimane equilibrata con Gallarate che ha il merito di tenersi qualche lunghezza di vantaggio. Arezzo prova ad alzare l'intensità difensiva ma non è sufficientemente lucida in attacco per rifarsi sotto. Dopo aver fallito la tripla del pareggio che beffardamente è uscita dal canestro dopo aver girato sul ferro, Gallarate trova un canestro che ridà fiato alla squadra ospite. Si arriva così negli ultimi due minuti di gioco con i Lombardi avanti 5 lunghezze. Gli ospiti però sbagliano 6 liberi consecutivi che rimettono in partita gli Amaranto, che con un canestro di Giankovic ed un libero di Zocca vanno a meno 2. L'ultimo possesso con soli 6 secondi da giocare vede Toia provare ad avvicinarsi al canestro in penetrazione, ma il suo tiro sulla sirena è corto e Gallarate può così festeggiare un prezioso successo che permette ai Lombardi di accorciare sulla vetta del girone, mentre per l'AMBC Servizi, nonostante una prova combattiva, rimane l'amaro in bocca di una vittoria sfiorata. Sabato prossimo si chiuderà in trasferta l'andata della seconda fase sul campo del Campus Varese con la palla 2 programmata per le 21. Sicuramente abbiamo approcciato bene la partita i primi 15 minuti, poi sul finale del secondo quarto, che eravamo anche più 14, gli abbiamo dato modo di rientrare a meno 8, mi sembra, a meno 6. È una squadra troppo esperta che ha trovato le contromisure nel terzo e quarto periodo. Noi molta ingenuità e alla fine penso la differenza tra noi e loro stasera sia stata l'esperienza. Il tiro. Ed infine parliamo di tennis. È stata una vittoria, una finale per il tennis Giotto nella prima tappa del torneo Junior Next Gen Italia 2024, il circuito giovanile nazionale che ha preso il via sui campi dei tre circoli di Arezzo, dove per 10 giorni è andato in scena un incalzante susseguirsi di incontri tra oltre 300 giovani promesse del tennis. Un risultato di particolare prestigio è stato raggiunto da Zeno Roveri del tennis Giotto, che è riuscito ad imporsi nell'Under 14 maschile. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.